Ciao a tutti, sono sempre io, Alessandro, amministratore del canale Commedia all'Italiana. Io sono senza dubbiamente un grande fan di Cettola Qualunque e quindi mente. Oggi pomeriggio sono andato al cinema a vedere il terzo capitolo della trilogia Dupilu, il nuovo film di Giulio Manfredonia, interpretato da Antonio Albanese nei panni di Cettola Qualunque come protagonista assoluto. Cetto c'è, senza dubbiamente. Torna Cetto, torna al fianco di Pino, interpretato dal solito Nicola Rignanese, c'è anche il figlio Melo Meluzzo, interpretato da Davide Giordano, c'è in un paio di scene anche Lorenza Indovina che interpreta la ex moglie, ci sono dei new entry come Caterina Sciula che interpreta la nuova moglie, Diego Verdegiglio in un paio di scene, importantissimo il ruolo di Gianfelice Imparato che interpreta Venanzio, insomma è un film che ci riporta a qualunque mente, a tutto tutto, niente niente per quanto riguarda il cast, ma è anche un film che stravolge un po' il cast, che cerca di trovare innovazione. È un film diversissimo da tutto tutto, niente niente, che si riallaccia sicuramente a qualunque mente, da cui sono passati peraltro 8 anni. Stiamo parlando di un cinema totalmente differente, un film che incassò 15 milioni di euro all'epoca. Un film, per quanto mi riguarda, davvero ottimo, un film geniale per certi versi, divertentissimo, satirico, una commedia, satirica con al proprio interno un protagonista, grottesco, perché la figura di Cetto da Qualunque è grottesca, per cui commedia, satira, grottesco, era un po' tutto qualunquemente. Cetto c'è, senza dubbiamente, cerca di riprendere quella strada. E di cosa parla questo film? Ovviamente Cetto è sempre lo stesso, è sempre il solito, è abbastanza in linea con quello che sappiamo di lui, però si trova in Germania. Si trova in Germania, ha i capelli tinti di biondo, si trova con questa nuova moglie, Caterina Sciula, interpretata da Caterina Sciula, e riceve una telefonata. Lui si trova molto bene in Germania, parla continuamente male dell'Italia, la sminuisce sotto tutti i punti di vista, una telefonata che lo porta a tornare. Perché sembra che questa sua zia, di cui non si era mai parlato nei primi 2 capitoli, stia male. Sembra che stia per morire, è una cosa urgentissima. Torna e la zia gli dà una notizia importantissima. Dice: Cetto, prima che io muoio, tu devi sapere la verità. Sei figlio di un principe, come ovviamente ci mostra all'inizio anche il trailer. Figlio di un principe perché la madre pare che fosse un po' una donna di facili costumi, per non usare altri termini che ovviamente nel film però vengono utilizzati. Quindi, incontrando questo principe, era caduta al suo fascino, non aveva resistito al fascino del principe, e quindi pare che il padre fosse davvero questo principe, perché poi Cetto non ha mai conosciuto il padre, quindi è plausibile come cosa. L'Italia si trova in una situazione un po' particolare: la Repubblica non funziona più, la democrazia non può garantire più niente, anche questa è una frase del trailer, bisogna cambiare, bisogna trovare una soluzione, e allora forse Cetto può essere l'uomo giusto. Non si tratta più di candidarsi come sindaco del proprio paese, si tratta di rivoluzionare l'Italia. Allora, se la Repubblica non va, a cosa si può puntare? Ma alla monarchia, è ovvio. Allora si punta alla monarchia e Cetto può essere sicuramente il nuovo re, il nuovo sovrano di questa monarchia. Non sarà facile per lui né decidere di accettare, poi lo farà ovviamente, altrimenti il film non ci sarebbe stato, ma non sarà facile neanche vincere alcune situazioni spiacevoli che gli si porranno davanti, come era accaduto anche in qualunque mente, anche se appunto lì si parlava di una realtà più piccola, sindaco di un paese, qui si parla di sovrano di un regno, di una nuova monarchia. Cetto diventerà dunque il re di questa nuova Italia, di questo nuovo paese, di questa monarchia. E poi, ragazzi, succederanno, non dico tante, ma delle cose sì. Ovviamente torna Pino, torna il figlio, e proprio per quanto riguarda la figura del figlio ci sono degli omaggi evidenti a qualunque mente, torna la moglie, che però non solo non è più la moglie, ma è anche una donna che è cambiata molto, e lo vedrete proprio nelle prime scene, se andrete a vedere il film vi invito a farlo ovviamente, cambiano molte cose, ma cambiano in meglio o in peggio proprio da un punto di vista cinematografico? Beh, diciamo che mi aspettavo decisamente di più da questo film, ve lo dico in poche parole. Il trailer è qualcosa di straordinario. La promozione della Vision Distribution è qualcosa di ammirevole. Faccio un grandissimo complimento alla Vision per il modo in cui ha promosso questo film in questi giorni. Hanno creato un sito, il sito Dupilu, secondo le teorie del filosofo Jean Pilou, votata Repubblica o Monarchia, quindi un sito internet divertentissimo. Hanno pubblicato diverse clip in cui Cetto parlava proprio, ovviamente, film, clip che non sono nel film, guardando in camera
parlava della monarchia, invitava il pubblico a votare la monarchia, oltre ad andare a vedere questo film. È andato per 2 settimane di fila da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa a presentare il film, sempre però nei panni di Cettola Qualunque. È uscita la canzone ufficiale di questo film, ce ne sono tre di, questa canz di canzoni in questo film. Una l'ha cantata da Fazio, una non l'ha cantata, la vediamo all'inizio del film. Quella che ha cantato è Il vero amore solo a pagamento, mentre la canzone che è uscita su YouTube, di cui il video ufficiale è uscito su YouTube, il featuring con Gué Pequeno di Io sono il re, canzone trash rap, perché la parte di Cetto è un po' trash, comunque sicuramente molto divertente e satirica. E poi c'è Gué Pequeno che rimane nel suo stile e rappa in, diciamo, in una piccola parte della canzone comunque. Quindi una grande promozione fatta a questo film, che sta incassando molto bene, ha incassato 600.000 € in 2 giorni. Vedremo poi, io sto registrando il video sabato sera, voi lo vedrete domenica mattina, quindi quando uscirà il video sapremo un po' tutti anche come sarà andato oggi. Forza, speriamo bene. Forza accetto, però devo dire che il film mi ha un po' deluso, perché il trailer è meraviglioso, cioè è meraviglioso il trailer, quindi prepara un film sicuramente, almeno a me, ha preparato ad un film interessante, buono, innovativo, anche in stile qualunque mente. Sono andato al cinema e ho trovato un altro film. Se sono solo fantasmi, mi aveva preparato un film così e così, e andando al cinema sono rimasto totalmente stupito, positivamente sorpreso. In questo caso ci troviamo un po' in una situazione quasi opposta, perché il trailer prepara una commedia originale, innovativa, satirica e grottesca, un ritorno alle origini per Cettola Qualunque, tralasciando tutto tutto niente niente, in cui c'erano tre personaggi, Albanese si faceva in tre sotto tutti i punti di vista, ed era un po' la salvezza di quel film, che poi è il secondo capitolo della trilogia Dupilu. In realtà è un film sicuramente divertente, l'ho trovato simpatico, abbastanza scorrevole. Non so se duri effettivamente 1 ora e mezza o no, perché mi è sembrato un po' più corto. Nel caso in cui fosse quella la durata, devo fare i complimenti al regista e in generale a tutta la troupe, a tutto lo staff di questo film, perché il montaggio, la recitazione degli attori, la regia hanno fatto in modo che il film fosse veramente molto scorrevole, l'ho trovato molto scorrevole. Però la trama è abbastanza piatta, è un po' troppo pesante all'inizio, poi il film entra nel vivo, Cetto torna in Italia, viene eletto come nuovo re di questa monarchia, fondamentale il personaggio di Venanzio interpretato da Gianfelice Imparato. Antonio Albanese è bravissimo, ha anche alcune scene meno leggere e meno scontate di quanto si possa pensare, una scena in particolare che non vi svelo, in cui lui fa un gioco di sguardi che mi è piaciuto veramente molto, quindi si va anche oltre la leggerezza e l'aspetto comico, l'aspetto demenziale. Però a parte Cetto, a parte Katsukatsu, a parte i soliti tormentoni che io amo, mi fanno morire dalle risate, di Cettola Qualunque, il film ha poco da dire. Il messaggio di fondo non arriva, c'è una lieve satira sul nostro paese che io apprezzo, ma che non è che sia così eclatante. E insomma, sono rimasto un po' deluso. Il film è buono, io parlando di voti penso di poter dare un 7 su 10 perché mi ha divertito tantissimo, anche se forse le scene più divertenti sono proprio quelle che sono nel film, quindi. Ma mi ha divertito forse perché sono un fan di Cettola Qualunque. Una persona a cui non piace Cetto, che magari stima Albanese, vuole vedere il film per questo, però non ama particolarmente Cettola Qualunque, potrebbe tranquillamente dire no, è un film orribile, lo so, capisco, lo capisco perché è un film molto privato, ecco, chi ama Cetto non può perderselo e lo amerà. Poi magari farà le analisi che sto facendo io, gli piacerà anche di meno, però lo amerà perché troverà Cetto, lo troverà in forma, troverà un Antonio Albanese che interpreta solo Cetto, non tre personaggi, quindi Cetto c'è per tutto il film, Cetto c'è appunto, senza dubbiamente. Ma ero pronto a vedere un altro film, come credo molti di voi, perché il trailer è fatto benissimo, come vi ho detto all'inizio, il trailer è meraviglioso e prepara ad un film, insomma, di un certo livello. Questo livello è sicuramente più basso di quanto io pensassi prima di andare in sala e anche fino a un certo punto del film, perché ripeto, l'inizio è un po' pesante, però poi l'Inter, ragazzi, io sono tifoso dell'Inter, quindi ho giocato da poco. No, il film, volevo dire, parte bene, entra nel vivo e quindi io, insomma, ero pronto a trovarmi di fronte anche ad una commedia, non dico a livello di qualunque mente, che è un film irripetibile per quanto riguarda Cetto e le sue vicende, ma quasi, e invece siamo in una situazione differente. Però ripeto, l'ho trovato carino, forse 7 è un po' troppo, però mi è divertito tanto, quindi perché
Perché non dare a Cetto ciò che è di Cetto? Perché non dare ad Antonio Albanese e ai suoi collaboratori ciò che meritano? Lui, Paolo Guerra in sceneggiatura, Manfred Onia alla regia, come sempre, come nei primi due capitoli. Un ottimo montaggio, comunque, una regia abbastanza buona per quanto riguarda la commedia, colorata, coinvolgente, insomma, non è male. Però il trailer mi ha un po' disorientato, cioè vedere il film rispetto al trailer mi ha un po' disorientato. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo film, se l'avete visto. Se non l'avete visto, andate a vederlo in sala, ragazzi, perché vi divertirete sicuramente, sta andando bene. E se amate Cetto, non ve lo devo dire io, dovreste già essere lì, perché è una dedica a voi. Non mi ci metto in mezzo perché io l'ho scoperto un po' tardi, conoscevo qualunque mente, non mi aveva mai entusiasmato. Poi l'ho riscoperto e mi sono appassionato tantissimo a Cetto. Antonio Albanese invece lo amo da sempre. Comunque, ragazzi, mi invito ad andare al cinema, sta incassando bene, speriamo di raggiungere una buona cifra. Mi ha anche un po' sorpreso l'approccio che ha avuto il pubblico, l'inizio, l'impatto di questo film al box office italiano, è salito al primo posto, quindi è una cosa molto importante. Noi ci vediamo, non dico prestissimo, ma presto, con una nuova recensione, e poi parleremo di cinema, credo, sicuramente in questi giorni. Sicuramente recensirò il nuovo film di Martin Scorsese, The Irishman, con Robert De Niro, che uscirà il 27 novembre su Netflix. Non l'ho visto al cinema, ma non è neanche arrivato nel cinema in cui vado io. Comunque ne parlerò, non so se il giorno stesso, ma comunque lo vedrò appena possibile e ne parlerò quanto prima. E poi, ragazzi, credo che andrò a vedere un film non italiano. Ecco, come sapete, io già quello di Scorsese non è italiano, però non lo vedo al cinema, esce su Netflix. Cena con delitto è un film che mi ispira molto. Ho rivisto il trailer oggi al cinema, è un film che è abbastanza nelle mie corde, quindi credo che lo andrò a vedere. Nel caso porterò la recensione, non lo so, vi farò sapere. E poi, ovviamente, imperdibile il primo Natale di Ficarra e Picone dal 12 dicembre al cinema. Nel frattempo, però, pensiamo a Cetto c'è, ripeto, un film un po' deludente, ma che comunque, ragazzi, va benissimo, figuriamoci. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Viva la monarchia, to cula cavour. No, soprattutto ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano. Ciao ragazzi.